Speriamo però che io non mi debba veramente dissociare. Signori, abbiamo con noi niente meno che Roberto Benigni. Mamma mia, mi dissocio. Mi dissocio. Ma cosa fai? Il grillo parlante, eh? Come salti bene, eh? Sono in attesa. Cosa mai uscirà da quella bocca? Ma vai te! Lo sai quanto ti voglio bene io? Qui davanti, madonna, c'è dei miliardi qui in questa fila. Una cosa spaventosa di miliardi, questa fila qua. Anche dietro, eh? Una cosa spaventosa di miliardoni! Madonna, ma perché ve ne siete andati? Perché se ne sono venuti a Canale 5? Ignoranti, cattivi. La RAI è meglio. È un posto più bello, ci si sta meglio. Io con questo non è che voglio dire che è meglio uno o l'altro, sto dicendo a caso. Alla RAI si sta meglio, trasmette meglio, è più bella, c'è programmi più simpatici. E quindi io non voglio dare opinioni. Sono contrario a Canale 5, fa schifo Rete 4, Italia 1. Aspetta, no! Ora sembra che voglia dire male di lei, vice direttore, non vorrei con questo... Vicepresidente, non vice direttore. Mettiamo volevo, i puntini volevo, sugli... Volevo vedere se lei no, si perché... ricordava la carica, perché si sa mai... Però volevo dire con questo, sinceramente, ora con Baudo sopra che governa tutta questa cosa qua, sarà uno schifo, una cosa spaventosa. Un indice di gradimento altissimo, che poi Baudo si vanta e dice, ma hanno visto 18 milioni, quando uno fa una scemenza dice, non mi ha visto nessuno. Invece lui si vanta proprio, è proprio contento Baudo. No, è tremendo, la cosa spaventa. Silvio! Silvione! Ma a me perché non mi pigli, maledetto, dov'è? Lì. Dov'è? Lì, prima fila. Dove? Nel gruppo dei miliardi. Dove? Lì. Quindi, Silvio, no, Silvio Berlusconi. Ah, Silvio, Silvione. Tu vuoi, Silvio. A me mi piace proprio fisicamente Silvione. Silvione, perché non diventiamo Gai e ce ne andiamo in Puglia? In Puglia, Lecce, Taranto, Foggia, eh? Vai, che viene che si va in tre, menage a trois. Eh? Così c'è Rete 4, menage a trois, Italia 1. Silvione, lo vorrei baciare, proprio nella bocca, dov'è? Silvione, dove sei? T'ho preso stasera! Dov'è? Erano anni! Al tuo posto! Al tuo posto! Silvio! Al tuo posto! Che uomo! Guarda cosa c'ho qui, eh! Stai attento, eh! No. Stai attento a quello che firmi, eh? Madonna, ma visto che ci sono, passo anche il signore. Madonna, già, oh! Come va? Ma vedo qua un altro... Perché ormai bisogna parlare per forza di questi cose. Ormai si parla solo di quello che compra Berlusconi. Che ha comprato Berlusconi? Le sigarette, quanto l'ha pagato? 700.000 euro, no! Pacchetto di esportazione! Che lui e poi sono stati a scuola insieme, siamo amici proprio d'infanzia. Lui proprio era un po' indietro, era elementare lui, eh? Infatti ha dovuto andare alle private, come si dice, perché ha dovuto proprio pagare i professori. Non sapeva contare. L'uno, il due, il tre, niente, cominciava dal miliardo. Cioè, un miliardo, 2 miliardi, 6 miliardi, 8 miliardi, 5 miliardi, 6 miliardi, come accorti? 8 miliardi, 9 miliardi, agarrà! 6 miliardi, 10 miliardi, bando! Bando più la garrà, 30! Avevo con l'accordo per la gara, tutto su miliardi andava, una cosa. Poi insomma, ho continuato ad andare abbastanza bene a scuola. Poi diciamo, ho cominciato a... Insomma, abbiamo avuto un'infanzia un po' tormentata di Silvione. È la prima volta che lo rivedevo dopo 20 anni, pensa. E contemporaneamente volevo ringraziare tutti i tecnici. E grazie, sono felice di essere qui. E, no, grazie veramente. E anche, volevo ringraziare anche il collaboratore Tullio Maschironi, Giulio Fessi e Giorgio Mascotti, che sono 3 persone senza le quali non avrei mai potuto vincere questo telegatto.
È la prima volta che lo prendo e dalle mani di Mike Buongiorno, che oserei definire un presentatore, io per la prima volta sono un po' commosso, veramente. Vedo anche qui i miei ex amanti come la Carrà e la Bonaccorti, che ho avuto modo di diciamo, mi hanno dato occasione di avere dei piccoli momenti di gioia. Adesso che sono spandato, che sono passato, come si dice, nella sponda opposta, dopo Silvio vorrei baciucchiarmi un po', Mike. Ma non lo faccio. Ma Dio si fa per scherzare. Veramente grazie di aver scelto me fra questa rosa di tanti candidati. La commozione mia è oltremodo liquida. Vi vorrei in questo momento, anche a casa mia saranno tutti presenti per vedere questo momento di commozione, questo telegatto che mi ha dato Buongiorno per la prima volta. Allora, che si fa? Ma io ho l'impressione che tu stia equivocando. Tu il telegatto non lo hai vinto. No, io veramente... Tu sei ospite qua. No, a me me lo date, eh? Ma io non ce l'ho. A me mi hai detto vieni a pigliare il telegatto, se no non venivo. Ma io non ce l'ho il telegatto, non me l'hanno dato per te, come faccio? A me il telegatto me lo dai. Non hanno votato per te. A me qualcosa me lo date, c'è Silvio presente. Silvio, il telegatto me lo dovete dare, eh? Almeno quello. Quanto costa? Devi chiederlo a Gigi Vesigna, qualcosa, il direttore. Qua. E me dovete dare qualcosa, eh? Io gli tornerei a baciarlo, è una cosa più forte di me. Bravo! Ma vedo anche la Rai. Oddio, guarda che sono ospiti in casa nostra, eh. Sì, mi raccomando, gli ospiti sono sacri, eh. Facciamo questo. Rispettiamoli. Ho detto questa cosa, dicevo questo rapporto tra me e te, sai come dice il filosofo, due sono le cose, la metafisica e il pettegolezzo. Ah. Allora ci siamo permessi, proprio io e Silvio, di andare, di rendere pubblica questo nostro rapporto eterofilo, come si dice, che non ha mai creato problemi, e ora che è il momento di Silvio, per la prima volta ci ha ripulito la Rai di tutti in un colpo solo, è un benefattore. È un... Lui, a parte che non c'ha una lira, non c'ha soldi, non pagherà mai, sono andato da macellaro suo, c'ha un conto lunghissimo, non paga proprio. E poi bisognerebbe fargli proprio un monumento. Come si faceva a fermare Paolo, la Carrà, la Buonaccorti, continuamente? Non li fa mica lavorare, sono sicuro. Li tiene proprio là. Figurati se lavora. Pericoloso per Berlusconi, attenzione. Ma abbiamo qui Buongiorno. Che ci dice? Che ci racconta? Abbiamo per Buongiorno un bellissimo telegatto che ci consegnerà Susan Bedford. Una olandesina che è appena arrivata ora a Milano. Susan Bedford! Non ci altro più nessuno. Io vi ringrazio veramente. Quando avete bisogno di me, Silvio ormai sa il mio indirizzo, sa tutte le mie cose. E io sapete di quello che ho bisogno, famiglia mia è numerosa, bisogna volersi bene. E qualsiasi cosa, Mike, se mi vuoi nel tuo programma, volete far Silvio, compra anche Crassi e De Mita, levaci pure loro. Non ci... Veramente, fanno un casino. Mi veniva a me, guarda. No, perché è una cosa spaventosa. Pure quei due sembrano litigare. Li compra Berlusconi, li tiene lì, fermi. 250.000 lire a testa, uguale, se non litigano. Li metti là, è giusto o no? È un casino pure loro, una cosa spaventosa. Ma io a questo punto passerei veramente... Un balletto musicale che abbiamo... Allora! Buongiorno! È la prima volta che ci incontriamo io e lui. Ma siamo sempre contenti di rivederci. Vero o no? Certo. Senti, ti ringrazio per tutte queste belle cose che dici. Quando hai bisogno, Mike, io sono a disposizione. Certo. Ora è dura mandarmi via me. Quello è. No! Lo so, te dici... Ti butto giù dalle scale io, faccio in fretta. Poi c'è anche Baudo che mi dà una mano. Baudo! Lì. Hai capito? Sono voluto okay. Bene. Esatto, vieni qua. Vieni qua. Vieni davvero, va. Certo che viene. Ma guarda che narcisone, oh. Me lo porti via. Me lo porti aspetta, via. Oddio, fammi finire l'inserto, no? E prima di chiudere volevo passare a Baudo la parola sul prossimo programma che vince. E visto che ci siamo, chiamo su anche Berlusconi! Vieni qua, Silvio! Ti vogliamo vedere fra di noi! Okay. Bene, tieni Pippo, lascio a te il microfono veramente. Roberto Benigni. Ok, portalo giù, dai. Ciao.
Mamma mia! Thank you.